che ovviamente da vera fan l'ho preordinato ed eccolo qui. Ok, allora questo intanto è quello che vedo, vi faccio vedere quello che vi posso far vedere. È il giorno in cui vedrò il mio autore preferito. Cioè, io stra emozionata, mi sembrava assurdo averlo là davanti. Buongiorno, è iniziato ottobre e con lui una nuova settimana della mia vita. Per chi si è perso il video precedente vi lascio qua la copertina. Abbiamo vissuto insieme il primo giorno di lavoro nella mia nuova associazione sportiva e questa settimana è la settimana in cui iniziano ufficialmente tutti i corsi della mia associazione. Quindi vedremo insieme come andrà avanti questo discorso. Oggi, anche se i corsi sono iniziati molto bene, tantissimi ragazzi, tantissime richieste, non significa che bisogna adagiarsi sugli allori, ma continuerò ad andare in centro, meglio oggi venite in centro con me e attacchiamo gli ultimi volantini che mi sono rimasti, perché appunto magari c'è ancora qualcuno che vorrebbe partecipare ma il volantino non l'ha ancora visto, quindi io vado in centro adesso e continuo ad attaccare i volantini della mia associazione. Ovviamente prima o poi mi fermerò, ma non saranno gli ultimi che attaccherò in giro per la città, ecco, continuerò ad attaccarli. Devo ammettere che l'ho mangiata proprio di gusto. Sto andando a comprare una tinta nera e tra poco capirete perché. Non sembra, ma lo stacco c'è. Eccolo qua, un po' si vede. E quindi dobbiamo andare a eliminare questa cosa. Extension messe, sono lunghissime, ve le faccio vedere dopo. Adesso vado a prendere la tinta. Siamo giunti nella nostra umile dimora. Ok, questo è il risultato dell'extension. Cioè, ieri non vi ho più fatto vedere niente perché praticamente c'era mia mamma che aveva l'ansia di metterle, perché bisogna metterle bene, io dovevo stare ferma ovviamente. Quindi non so come farvi vedere, ma questa è la situazione. Però non so se percepite la lunghezza, sono veramente lunghissimi e quindi anche questa l'abbiamo fatta. Oggi primo giorno di Kajà, quindi oggi andremo a fare lezione K-pop maschile. Ma ho 2 ore di tempo ancora prima di andare, quindi adesso sistemiamo le cose che ci servono, scegliamo l'outfit e tutto quello che ne consegue. Ma oggi, che è 4 ottobre, sì, 2022, è uscito il libro di Riccardo Bertoldi, che andrò al suo firmacopie dopo tot anni che praticamente lo sostengo dal suo primo libro. E anzi, mi ha scritto un messaggio in cui mi invita personalmente al prossimo firmacopie che c'è in zona. E quindi quando ho ricevuto il messaggio sono rimasta allibita, sconvolta, ho detto com'è possibile. Io ovviamente da vera fan l'ho preordinato ed eccolo qui, sembra copertina rigida ma non è copertina rigida. È copertina, ah no, non è copertina rigida. Che bellino, che bello. È bello perché è piccolo, è una mano. Allora, questo libro si legge su 2 fronti, ormai lo so a memoria perché sta spoilerando cose del suo libro da qualche settimana ovviamente per il lancio. Praticamente questo libro parla di una scelta. Allora, la protagonista, quello che ho capito è perché non l'ho letto, è uscito oggi. La protagonista, di cui non so il nome, riceve un messaggio dal suo ex, a quanto ho capito, che gli chiede: ciao, ti va un caffè? Da un lato lei sceglie il cuore, quindi sceglie di andare a bere questo caffè e chi lo sa cosa succede. Dall'altro lato invece lei sceglie di non andare a bere il caffè e scopriremo le motivazioni, il motivo per il quale non è andato a bere questo caffè e quindi fare questa scelta. Infatti da questo lato c'è solo lei, invece da questo lato c'è lei e lui. Oltretutto ci sono delle parti, eccole qua, tipo delle parti dove puoi scrivere: scelgo il cuore perché mi manchi, ti va un caffè? Io già qua in difficoltà. Ma ho preso anche un altro libricino, non è un libro da leggere in realtà. Allora, quando ero piccola io avevo un sacco di diari in cui scrivevo i miei giorni, le mie cose, poi ho scoperto i video su YouTube, quindi io da quando sono piccola faccio video su YouTube, cioè no, faccio video che tengo per me, ma e poi ho iniziato a metterli su YouTube, cioè proprio io ci sono nata con questa cosa della telecamera, ok? Ci sono nata, fa parte di me da sempre. Ma quando ancora non tenevo in mano le videocamere, quindi ero più piccolina,
avevo questi diari personali in cui scrivevo le cose. E ho scoperto questo, il diario della felicità in 5 minuti. Considera ogni giorno come una vita, bellissimo. E praticamente qua c'è scritto: oggi sono grato per, oggi la mia priorità è, oggi voglio ta ta ta. E questa sono tre parti che scrivi alla mattina appena sveglio. Quando arriva la sera, riprendi questo diario e scrivi. Una cosa bella che è successa oggi, un ostacolo che ho superato oggi avrei reso la giornata migliore se. E praticamente scrivi ogni giorno questo diario, che sembra una cavolata, ma in realtà secondo me non lo è. Cioè, ci sono tante cose che magari noi diamo per scontate, che la nostra vita è tanto frenetica, è formata da tantissime ore, ma in realtà in queste ore facciamo tantissime cose e ci dimentichiamo anche di che cosa stiamo facendo. Cioè, se tutto va bene, anche voi vi siete dimenticati di quello che avete fatto ieri. E invece io vorrei, ecco, perché in realtà da quando ci sono i video io sono molto poco per la scrittura, non scrivo più tanto, però penso che sia una cosa veramente interessante mettersi là e pensare oggi sono grato per cosa? Oggi sono contento di me per cosa? Oppure cosa avrei potuto migliorare? Oggi vorrei fare questo. Non io che mi metto a ballare, raga, cioè sono pericolosa. Ho visto uno specchio, ho detto ma sì, ripasso un attimo. Sudata, abbiamo detto che andiamo a prendere i vestiti. Prendiamo i vestiti. Siamo nella postazione di controllo, quindi questo vuol dire controllare che abbiamo tutto dietro da portare via. Quindi portiamo i fogli iscrizione e ne aggiungiamo altri perché ce ne sono rimasti davvero pochi. Qua dentro abbiamo il nostro quadernetto che va sempre bene. Ora serve il libricino delle ricevute che potrei anche già firmare, ma vabbè, fermeremo lì al momento. Ho appena finito il riposino tattico, mi sento già un po' meglio, non so effettivamente quanto ho dormito perché non ho preso sonno subito, però la sveglia era puntata dopo mezz'oretta, quindi sono quei minuti che ti salvano la vita. Ora sono in questa situazione e sto andando a fare lezione. Ragazzi, finito. Cioè, volevo riprendere un po' all'inizio, ma il fatto è che sono arrivata e c'erano già le ragazze in sala. Tanto che mi è venuto il dubbio, ho detto, ma cioè, ho sbagliato orario perché erano lì in abbastanza, cioè sono arrivate praticamente subito. E quindi non ho ripreso nulla, ovviamente. Comunque è andata bene, eravamo tipo quasi in 30 in sala, tantissimi. Abbiamo fatto 2 ore consecutive, io mi sono stradivertita. Mi sono stradivertita e poi loro tutti stracarichi, cioè bellissimo. Altro giro, altra corsa. Abbiamo appena finito di fare allenamento. Ho fatto poco perché è da una settimana che non mi alleno. Come mai questa cosa? Grazie. Sono qui, mi sono persa a mangiare prima, ora inizio a fare robe per l'associazione, adesso vi spiego un attimo, facciamo insieme. Oltretutto la Alicia mi ha ridato il libro che gli ho prestato di Riccardo Bertoldi, questo qui è il penultimo, quello prima di quello che vi ho fatto vedere un giorno fa, e dentro mi ha detto che mi aveva lasciato un regalino, io apro. Ok, allora questo intanto è quello che vedo, vi faccio vedere quello che vi posso far vedere. Praticamente i tesserati, le tessere inviate al CONI, le tessere che ho disponibili, eccetera, eccetera. Ne devo comprare molte di più. Per ora ho 4 tesserati, ma devo tesserarne molti altri. Tessererò, si dice così, sì, i ragazzi che mi hanno dato tutti i fogli iscrizione. Direttamente dall'app perché faccio prima, quindi l'app ce l'ho nel telefono e non posso registrare. Tesserando i ragazzi come soci della mia associazione, loro avranno, cioè saranno, oltre ad essere iscritti, diciamo, all'associazione, saranno anche protetti, ecco, da un'assicurazione. Quello che vado a fare per non fare confusione, perché è un attimo fare confusione con tutte queste cose, è scrivere tutto nel quadernetto. È un attimo fare confusione perché magari alcune persone mi hanno dato
i soldi, ma però si sono dimenticati di darmi il foglio iscrizione. Oppure alcuni mi hanno dato il foglio iscrizione, ma non mi hanno ancora dato i soldi. Oppure mi hanno dato solamente un tot. Cioè, possono essere tanti i casi. E avendo tanti ragazzi è facile perdere qualcosa per strada. Quindi, per fare in modo di fare tutto in ordine e non dimenticarsi di nessuno, scriviamo tutto in un quadernetto. Quindi adesso io ho bisogno di concentrazione e faccio tutto quanto. Ora sono praticamente meno 10 alle 9. Vediamo quanto ci metto a fare tutto. Non sono tanti ragazzi intanto, quindi pian pianino cerco di avvantaggiarmi il lavoro. Ok ragazzi, ho finito e che erano in pochi. Ho finito di scrivere tutto quanto. Erano in pochi, cioè ne ho fatti veramente pochi e ci ho messo 40 minuti. Ma perché io voglio essere bella precisa? Perché ricontrollo 80.000 volte di avere tutto, di aver fatto tutto bene, cioè devo controllare 80.000 volte, quindi ci ho messo 40 minuti. Quindi andrò avanti passo passo perché sennò sto tipo 3 ore per fare tutti i ragazzi. Comunque, bene, quindi abbiamo finito per ora. Metto via tutto a posto e mi rilasso, vado a farmi una bella doccetta e ci vediamo domani, che domani c'è K-pop femminile e quindi vediamo come andrà. Buongiorno ragazzi, non è mattina. Ma ho scoperto la bellezza del riposino pomeridiano, quindi sono sotto le coperte, ma sono tipo le 5 del pomeriggio. Perché ieri notte non ho dormito tanto, ho dormito poche ore e quindi sono un po' stanca e voglio recuperare il sonno, dato che è una giornata che è appena iniziata in realtà, perché dopo ho 2 ore di lezione da tenere e subito finito lezione. Cioè, andiamo a mangiare in una ravioleria asiatica io e le altre ragazze perché è il compleanno di Sofia. Quindi, dato che vorrei essere carica perché già da adesso mi si chiude la palpebra, dormo un po' quella mezz'oretta che magari mi riporta in vita, che così insomma riesco a essere più attiva questa sera. Ho dormito un pelo più del necessario, quindi sto un attimo rincoglionita. Però ci sono, riposino fa sempre bene, abbiamo le nostre cose e stiamo andando carichi a far lezione. Ovviamente, anche per il morbidoso come sembra. Cagnolino, grazie. Lei è preoccupata comunque. Oddio! Che bello! Che carino! Ciao ciao! Allora, qui c'è un indizio perché. Ok. Quella cosa che ti abbiamo preso arriva domani. Ovviamente. Ovvio. Ma gli indizi sono qua. No, questi qua però fa più puoi staccarli, anche tu, anche Sanna puoi staccarli. Grazie. Lo aggiungo nel telefono per la gioia di Andre. Quindi apro, tira su. scusa. Questo è l'inizio. Basta, basta. Anche bene. Mio Dio, ragazzi, che sonno. Si nota? Che sonno. Comunque, ogni mattina, adesso appena mi alzo, inizio a compilare il diario, che è quello che vi ho fatto vedere questi giorni, perché ci metto veramente 5 minuti e voglio farlo ogni giorno, cioè il lavoro funziona se viene fatto ogni giorno. Devastata dalla vita. Mi metto a compilare questo. Cioè, ho gli occhi troppo da sonno, però vabbè, raga. Cioè, io sono così, pace all'anima nostra. Cioè, vi sembra normale secondo voi? Cioè, io mi sono svegliata. Devo ancora capire di essere al mondo. Cioè, non so se vedete i miei occhi. Inizio a compilare questa cosa. Va bene. Allora. So che non vedete niente, però vi parlo adesso così, cioè siete già in postazione. Praticamente
Ieri è andata tutto bene, ma ho fatto tutto stra di corsa, quindi vi ho fatto vedere quello che sono riuscita a far vedere. Abbiamo fatto lezione, siamo tipo in 9, un buon gruppo, e poi siamo andati a mangiare in questa ravioleria asiatica. Ho mangiato ravioli eccetera eccetera, ma soprattutto ho mangiato la pasta che vi ho fatto vedere, che era tipo il pad thai, che è thailandese, molto buona, cioè tutto molto saporito. Ci stava, sono stata contenta di quella serata, di scoprire questo nuovo posticino. Ok, sono un attimino più decente, questa sera faccio anche la tinta ai capelli, voi non vedete la differenza, ma c'è. Comunque, oggi io molto contenta, perché praticamente devo, oggi è venerdì e quindi ci sarà il corso minorenni, che però io non tengo, ma tiene l'altra ragazza, però sono stracontenta di andare lì, vedere, stare lì, perché appunto mi occuperò dei pagamenti, motivo per il quale abbiamo portato tutti gli incartamenti soliti più il POS. Quindi ora dobbiamo andare a lavoro, controllo di aver preso tutto e si vola a lavoro. Ragazzi, sto andando a fare il mio dovere. Siamo qui, io molto felice. Tinta fatta ragazzi, sono nel massimo della mia bellezza, eccoci qua, e in realtà sono stracontenta finalmente di tornare tutta nera, perché io adoro i capelli tutti neri, e nel mentre, che devo aspettare mezz'ora, inizio a salvarmi tutti i numeri dei ragazzi, e così inizio a creare i gruppi WhatsApp, bla bla, eccetera eccetera. Quindi qua abbiamo tutte le cose, iniziamo. Ragazzi, voi non lo vedete, ma io sono super nera, cioè voi lo vedete perché è scuro, ma fidatevi di me, ma vi faccio vedere meglio domani la luce, anche perché domani è un giorno molto molto interessante, dato che ci sarà il firmacopie del mio autore preferito. È la prima volta in assoluto che vado a un firmacopie, quindi non so cosa succederà, ma sarà molto interessante. Oggi è il giorno, ho appena parcheggiato, è il giorno in cui vedrò il mio autore preferito. Le mie sensazioni sono strane, nel senso sono stranita. Stranita dal fatto che vedrò dal vivo l'autore dei libri che ho più amato in questi anni. Quindi mi fa strano sapere che esiste sul serio, cioè è vivo ed è davanti a me, quindi questa cosa è strana. Non battiamo mai strade nuove, però se non battiamo mai strade nuove vuol dire che non abbiamo neanche mai opportunità nuove, no? Quindi ecco, negli anni diciamo che ho intrapreso un po' un percorso su me stesso per cercare di avere più coraggio, e allora mi è venuta l'idea di scrivere un libro basato su una scelta, no? Che in questo caso è, ok, il messaggio che una volta nella vita probabilmente riceviamo tutti, no? Il libro comincia con la stessa frase da entrambi i lati, che è mi manchi, ti va un caffè. È un messaggio che Giulia riceve da Riccardo, ed è un caso che il protagonista si chiama Riccardo. La verità è che avevo finito i nomi. È un caso che si chiama Riccardo. Me lo chiedono nelle presentazioni, è un caso. E quindi lei si trova davanti a questa scelta. Andare a prendere il caffè con quell'uomo con cui lei è stata 10 anni, tantissime coppie funzionano in questo modo. Un po' comunque è normale, perché forse è anche impossibile essere veramente, come posso dire, completi da soli e basta. Magari è anche giusto avere l'altra parte che compensa le tue debolezze, le tue fragilità, però non deve essere solo questo. Quello che dicevi tu è vero, io credo che una storia debba essere fatta da due persone complete da sole, ognuno con la propria vita, e che siano soddisfatti della propria vita, perché così assume più significato anche la persona che è accanto, no? Se io sono felice da solo, se io decido di intraprendere una relazione con te, vuol dire che con te sono un po' più felice. Invece, se io non sono felice da solo, il rischio è che cerco in te la felicità che mi manca. Allora, no ragazzi, un attimo.
Avete visto pochissimo, ma immaginavo. Cioè, io stra emozionata, mi sembrava assurdo averlo là davanti. Cioè, no, ancora adesso non mi sono resa conto che l'ho avuto là davanti. È altissimo oltretutto. E non mi sono resa conto quando c'è stato il momento del firmacopie. Sei lì tu e lui e puoi scambiare due parole. Io sono arrivata lì e gli ho detto: scusa, io non ho niente da dirti perché sono troppo agitata. Cioè, non sapevo cosa dirgli, non avevo, la mia mente era vuota, non avevo domande da fargli, non avevo cose da dire. Zero. Ho aspettato tipo all'ultimo per andare a fare i firmacopie perché volevo andare per ultima. Però forse è stato peggio perché mi veniva sempre più ansia. Però è stato bello, cioè è stato bello perché lo seguo dal 2019, da quando ha pubblicato il suo primo libro. E averlo, cioè avere davanti l'autore che segui da così tanti anni e vederlo in carne ed ossa davanti a te, cioè io quando l'ho visto la prima volta ho pensato: Madonna, ma esiste sul serio? Cioè è là, ce l'ho davanti, eccolo qui. Non mi sono resa conto. E è assurdo come io non avevo le parole, cioè non sapevo cosa dire, cioè Mi ha scritto a Jenny e ai tuoi punto e a cuore.